Tanto tuonò che piove. Ciò che si temeva è arrivato. L'Umbria non è più zona gialla, ma arancione. Lo apprendiamo dalle parole della stessa presidente dell'Umbria, ospite a Sky TG24. Incalzata dalle domande della conduttrice, Donatella Tesei ha detto che prendiamo atto della decisione e mi attendo delle misure economiche che non voglio neanche chiamare ristoro adeguate. Il primo a dare notizia del cambio di colore, che riguarda anche la sua regione, l'Abruzzo, è stato il governatore Marco Marsilio. Il breaking news è arrivato in questo caso dall'ANSA. Il ministro Speranza ha detto: mi ha anticipato poco fa l'esito della riunione che ha stabilito il passaggio dell'Abruzzo insieme ad altre 4 regioni, Umbria, Basilicata, Liguria e Toscana, nella zona arancione. Gli effetti del provvedimento che il ministro si appresta a firmare in serata avranno decorrenza dalla giornata di mercoledì. Sentiamo Donatella Tesei. Sapevamo, cioè, che questo monitoraggio aveva un'evoluzione naturalmente nel tempo. Come ho detto già prima, quando eravamo stati collocati in zona gialla, diciamola così, non è che siano pagelle, sono semplicemente la constatazione di una evoluzione della pandemia all'interno delle varie regioni, e naturalmente ne prendiamo atto e ci adegueremo sicuramente a quello che prevederà la nuova ordinanza. Superano per la prima volta i 10.000 gli attualmente positivi al Covid in Umbria, 10.001 secondo il dato riportato sul sito della regione. Nell'ultimo giorno sono stati infatti registrati 314 nuovi positivi, 15.253 totali, altri 9 morti, 197 in tutto e 109 guariti. Un quadro scaturito da 1.040 tamponi processati, 330.852 complessivi. I ricoverati in ospedale sono passati da 415 a 424, 64 dei quali in terapia intensiva. Sono iniziati sabato mattina a Perugia, nell'area adiacente all'eliporto dell'ospedale Santa Maria della Misericordia, le operazioni di allestimento dell'ospedale da campo da parte dell'esercito. La richiesta di allestimento dell'ospedale da campo è stata avanzata dalla Regione Umbria al comando operativo di Vertice Interforze, che, come detto, ha già iniziato le operazioni di montaggio che proseguiranno H24 e si concluderanno nella giornata di mercoledì 11 novembre. L'intervento vede la collaborazione della Protezione Civile regionale e della stessa azienda ospedaliera di Perugia e rientra fra le attività volute dal Ministero della Difesa Lorenzo Guerrini, gestite e coordinate dal COI, per supportare quanto più possibile il Paese in questo momento di difficoltà dettato dall'emergenza epidemiologica. L'ospedale da campo dell'esercito offre la prestazione di tipo clinico-assistenziale nei confronti di pazienti con infezione da Covid-19, che rientrano nella categoria dei cosiddetti pauci sintomatici. La struttura potrà avere una capacità ricettiva di circa 34 posti letto di decenza ordinaria e 3 posti letto di decenza subintensiva. La Regione, in coordinazione con la Protezione Civile, ha attivato lo Stato Maggiore della Difesa per lo schieramento di un ospedale da campo in Perugia. L'operazione, coordinata dal Comando Operativo di Vertice Interforze, si inquadra nelle molteplici attività che il Ministro della Difesa ha messo in atto per fronteggiare la grave crisi epidemiologica che sta colpendo la Nazione. Il movimento logistico per lo schieramento dell'ospedale da campo è iniziato nella giornata di sabato e si è concluso domenica. L'ospedale sarà montato entro mercoledì e giovedì sarà operativo e potrà già accogliere i primi pazienti. La struttura potrà ospitare circa 34 pazienti più 3 in terapia subintensiva. Naturalmente è rivolta a pazienti Covid ed è necessaria per alleggerire il carico di lavoro della struttura ospedaliera di Perugia. Io sono qua durante la fase dell'allestimento dell'ospedale da campo militare. Devo ringraziare il Ministero della Difesa, le forze dell'ordine e l'esercito italiano per avere in tempi estremamente ridotti, sole 72 ore, allestito una struttura che ci consentirà di dare ulteriori risposte all'utenza, alla cittadinanza in questa difficilissima fase emergenziale, attraverso l'allestimento di 34 posti letto di degenza ordinaria e 3 posti letto di terapia subintensiva. Questo ci consentirà ovviamente di agevolare l'attività all'interno dell'ospedale con un supporto fondamentale in questo momento, nel quale tutti i posti letto Covid e le terapie intensive del nostro ospedale sono già occupate a seguito ovviamente della recrudescenza della pandemia. Contiamo
entro domani di poter fare affidamento su questa struttura. L'esercito ha lavorato in maniera incessante H24 ed è questa l'unica ragione che ci porta a vedere questo allestimento in una fase quasi finale. Io ancora devo ringraziare tutti per la collaborazione. Ovviamente l'azienda ospedaliera è a disposizione fornendo tutto quello che è necessario per completare questo allestimento, dagli allacci alle utenze alla programmazione dell'attività sanitaria che avverrà domani. Il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia, città della Pieve, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, ricoverato dal 3 novembre in terapia intensiva 2 per Covid all'ospedale di Perugia, si è aggravato. Lo comunica l'azienda ospedaliera Santa Maria della Misericordia. Sua Eminenza non è intubato e prosegue le terapie del caso. Dalla CEI arriva il messaggio di Monsignor Stefano Russo, segretario della Conferenza Episcopale. Accompagniamo con affetto e vicinanza il cardinale presidente, dichiara Monsignor Stefano Russo, segretario generale della CEI. Sollecitiamo le nostre chiese alla preghiera in questo momento di prova. Siamo certi che il Signore non farà mancare misericordia e consolazione al cardinale e a quanti sono duramente provati dalla malattia. A seguito dell'attività di screening con tampone molecolare eseguito per l'identificazione precoce di eventuali casi Covid-19, sono risultati positivi 9 ragazzi e 2 operatori di una stessa residenza. Tutti positivi, sono asintomatici e stanno bene. La residenza interessata all'interno dell'Istituto Serafico di Assisi non è di quelle della struttura principale, ma è situata nel parco sensoriale ed è del tutto autonoma. L'attività di screening eseguita già su tutto il personale delle 6 residenze, sul personale del centro semiresidenziale e ambulatoriale del Serafico, non ha evidenziato attualmente altri casi positivi. L'attività di screening preventiva si è rivelata fondamentale per intervenire precocemente nella individuazione di casi asintomatici che altrimenti non sarebbero stati identificati. Siamo in contatto, dice Francesca Di Maolo, con tutte le famiglie dei ragazzi e con la ASL che monitora costantemente la situazione. Io devo andare in bagno, non so come fare, siamo in mezzo alla strada senza poter fare niente. A dirlo è Maria Cristina Binaglia, sorella della collega giornalista Donatella, che lunedì mattina si è recata a fare il tampone a Perugia nella zona di Santa Lucia, nel parcheggio di Umbra Acque. Siamo al delirio, mia sorella è in fila per fare il tampone da 2 ore, lei è un'insegnante, scrive Donatella. L'unica soluzione, aggiunge, è chiamare un parente che tenga la macchina e la fila per poter permettere a lei di andare in bagno. Ora, vi sembra umano tutto questo? Non abbiamo posti letto Covid, le terapie intensive sono sature e l'esercito sta costruendo un ospedale da campo nel parcheggio del Santa Maria della Misericordia, senza pensare ai gravi problemi di parcheggio in zona ospedale, e la nostra regione presto diventerà arancione se va bene. Qualcuno ha fatto scelte sbagliate, diciamocelo chiaramente, tengo a dire, e conclude, che domani tocca a me. Tutta la classe di mia figlia deve fare il tampone, che faccio? Porto il vasetto e il pranzo a sacco? La sorella della collega, apprendiamo successivamente, ha finito poco prima delle 15 e ha fatto più di 3 ore di fila per un tampone. Le celebrazioni sono sospese, è quanto scritto sulla porta della concattedrale di San Benedetto a Gualdo Tadino. Il motivo di questa scelta è stato causato dal Covid. Uno dei sacerdoti, infatti, della parrocchia è risultato positivo al tampone e ricoverato in ospedale. Gli altri 2 che celebrano nella cattedrale sono precauzionalmente in quarantena. I fedeli delle parrocchie di San Benedetto e di San Donato ieri hanno partecipato alle messe festive in altre chiese della zona dell'immediata periferia, quella di Santa Maria Madre di Dio a San Rocco, di San Giuseppe Artigiano al quartiere Caselle, oppure nel santuario della Madonna del Divino Amore o nella chiesa della Santa Annunziata. Gruppi senza mascherine, nonostante le raccomandazioni, il nuovo DPCM e l'ordinanza del presidente della regione Umbria Donatella Tesei, si assistono a certe scene in centro storico a Perugia da far rabbrividire. I negazionisti, quelli che vanno in giro senza mascherina e nessun distanziamento, e quanto si assiste in questi giorni nel fine settimana, soprattutto il sabato pomeriggio e la sera prima del lockdown delle ore 22 imposto dal governo per fermare i contagi da coronavirus e cercare di evitare effetti catastrofici. Sono stati numerosi gli assembramenti in più parti di Corso Vannucci. 2 sono stati identificati dalla polizia. Alcuni gruppi si sono dispersi e poi ritrovati in altre zone del centro, altri sono stati visti al Pincetto mentre ballavano e bevevano e chi suonava sulle scalette del Duomo. Venerdì è stato multato un locale perché aveva permesso la presenza allo stesso tavolo di 14 clienti non facenti parte dello stesso nucleo familiare.
I vigili del fuoco sono stati chiamati per il recupero di un uomo che era caduto in un bosco nei pressi di San Giovanni del Pantano, una zona impervia tra Perugia e Montone, dove è stato necessario far arrivare la prima e la seconda partenza della centrale operativa dei vigili del fuoco di Madonna Alta di Perugia, sede del comando provinciale. Per il recupero, dato il luogo e la delicatezza dell'operazione, è stato allertato anche l'elicottero Drago dei vigili del fuoco di Arezzo. Sul posto, comunica la centrale operativa, anche la squadra SAFFA. I medici ospedalieri della USL Umbria 1 andranno in supporto dei medici delle USCA, le unità speciali di continuità assistenziale nell'assistenza a domicilio dei pazienti positivi al Covid, al fine di ridurre, quando possibile, i ricoveri in ospedale, internisti, infettivologi e pneumologi degli ospedali di Gubbio, Gualdo Tadino, Città di Castello, Media Valle del Tevere, Assisi e Castiglione del Lago. Oltre al loro servizio normale, il reparto potranno essere contattati telefonicamente dai medici delle USCA durante le visite domiciliari al paziente per fornire aiuto sotto gli aspetti diagnostici e terapeutici. Molti malati di Covid-19 infatti soffrono anche di altre patologie e spesso è necessario un parere di uno specialista per individuare a quali analisi sottoporli e quali farmaci utilizzare. Le USCA sono state potenziate a partire dalla fine di ottobre con l'ingresso di 13 medici proprio per garantire l'assistenza domiciliare dei pazienti Covid 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20 su tutto il territorio della USL Umbria 1. Ciascuna unità è formata da 5 medici per un totale di 40 operatori. L'assistenza domiciliare da parte delle USCA può essere attivata dai medici di famiglia, che in questo periodo stanno facendo un grandissimo lavoro per supportare e assistere al meglio i loro assistiti. Grazie alle strutture alberghiere che hanno manifestato interesse ad affiancare le istituzioni regionali e i cittadini nella gestione di questa difficile emergenza, prosegue il lavoro di valutazione dei sopralluoghi della Protezione Civile per la selezione dei Covid Hotel. Al termine di questo lavoro saranno disponibili alcune centinaia di posti letto in albergo, necessari per dimettere pazienti clinicamente guariti che devono completare il periodo di negativizzazione per garantire l'isolamento a coloro che non hanno le condizioni sufficienti nelle proprie abitazioni. L'iniziativa si colloca all'interno dell'accordo recentemente stipulato dalla Protezione Civile con Federalberghi Umbria Confcommercio. Un buon numero di hotel ha già dimostrato il proprio interesse e in mancanza di turisti ha deciso di mettere a disposizione le loro strutture per la comunità in questo momento così difficile. 109 anni compiuti al tempo del Covid, senza festa con parenti e amici e un chiaro messaggio sul rispetto delle regole e distanziamenti vari. Mettete la mascherina, mi raccomando, questo virus è un brutto diavolo. Quando sarà possibile festeggeremo insieme. Grazie a tutti per gli auguri. Luisa Zappitelli, per tutti Lisa, ultracentenaria, una delle donne più longeve d'Italia, proprio nel giorno del suo compleanno, non perde occasione con la consueta schiettezza e simpatia per lanciare messaggi a dir poco eloquenti ed attuali. Purtroppo siamo sequestrati. Prendete le mascherine, perché ci sono i diavolini. Perché oggi ci sono bestiacci che se ce ne dessero toccherebbe ammazzare, ma non si vedono. Ma saranno piccoli che si vedono con me. Senza volerlo si portano in casa, dopo ne riscoprono. È fatto bene perché se vengono in bocca vanno dentro, si muore. Perché tengono questa qui che non vengono queste bestiacce a darci fastidio a me e a chi ci accanto a me. Per tutto che hanno fatti tanti questi festeggiamenti. Ho 20 anni più un altro 100. Tanti auguri a Luisa Zappitelli che compie oggi 109 anni, la nonna d'Italia. E le donne di Tela Umbra, in occasione del suo compleanno, hanno voluto donarle un tessuto in lino tricolore e questo è un modo per renderle omaggio e per prenderla a esempio per tutti noi. Sensibilizzare i giovani alla donazione di sangue unendo tramite nuovi strumenti semplici cittadini e amministratori. E allora ecco un videomessaggio rivolto proprio ai ragazzi da diffondere sui social, promosso dalla società civile e da chi ogni giorno con i ragazzi vive fianco a fianco. Lei è Monia Santini. Lui è Gianluca Marini. E siamo qui oggi al centro trasfusionale dell'ospedale di Terni perché... Perché ci faceva piacere farvi capire e vedere come si dona il sangue e perché è importante farlo. Siamo nel 2020, siamo riusciti ad andare sulla Luna, andremo su Marte,
ma ancora oggi non siamo in grado di ricostituire questo tessuto del corpo che è il sangue umano. Quindi l'unico modo per reperire questo prodotto, che è indispensabile per alcune patologie anche che possono portare alla perdita della vita, quindi è un tessuto salvavita in alcune occasioni, l'unico modo per trovare il sangue è attraverso la donazione. Invitiamo le persone che sono in grado di farlo a venire a donare presso i nostri centri di raccolta. La nostra purtroppo è una zona, la provincia di Terni, in cui c'è carenza di sangue. Aiutateci per salvare le vite. Venite a donare, vi aspettiamo! Il MIBACT ha reso noto di aver ricevuto da parte di Eni S.p.A. la manifestazione di interesse per la sponsorizzazione tecnica per la ricostruzione della Basilica di San Benedetto a Norcia, che prevede la realizzazione, a cure e spese dello sponsor, di uno o più lotti funzionali dell'intervento individuati già in fase di progettazione e l'assistenza al MIBACT nelle attività di project management dell'intero intervento. Intanto prosegue lo svuotamento delle macerie all'interno della navata centrale e della cripta, che dovrebbe ultimarsi nel giro di qualche giorno. L'impegno di Eni era stato annunciato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in occasione della sua ultima visita a Norcia il 15 settembre scorso. Autostrade per l'Italia comunica che a partire dalle 22 di martedì 10 novembre sarà chiusa la stazione di Fabbro in uscita per chi proviene da Roma. La società concessionaria della gestione dell'A1 Milano-Napoli informa che tale chiusura, causata da lavori di manutenzione delle opere d'arte previste in orario notturno, si protrarrà nelle 4 notti consecutive di martedì 10, mercoledì 11, giovedì 12 e venerdì 13 novembre con orario 21-6. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Orvieto. Sarà contestualmente chiusa l'area di servizio Fabbro Est, situata nel tratto compreso tra Fabbro e Orvieto verso Roma. Ai grifoni di Mister Caserta non riesce l'impresa di ottenere la quinta vittoria consecutiva in casa dell'Ostica San Benedettese. Al Riviera delle Palme termina 1-1 tra due formazioni pragmatiche e coriacee che lamentavano entrambe defezioni importanti in organico. Gli equilibri iniziali vengono violati dall'argentino Botta, che al 20° del primo tempo sfrutta al meglio il penalty assegnato per un fallo di Sgarbi su Sciacca Mavuli e spiazza Fulignati siglando l'1-0. Ottima la reazione dei grifoni, che potrebbero pareggiare già al 27° del primo tempo, quando Murano spreca una ghiotta occasione calciando fuori da ottima posizione, di poco alla destra del portiere Nobile. Due minuti più tardi Angiulli, dalla distanza, spaventa Fulignati, ma scheggia soltanto l'incrocio dei pali. Quindi un ottimo Melchiorri, corre il minuto 39, su imbeccata dalla destra di Cangellotti, indovina di testa la traiettoria che vale l'1-1. In generale secondo me è stata una grande partita da parte del Perugia. Primo tempo, oltre il calcio di rigore, il tiro da fuori, un gran tiro da fuori. Abbiamo concesso 10-15 minuti di possesso palla, dove sono stati bravi loro a metterci un po' sotto i 25-30 metri, a soffrire un po'. Oltre a questo la squadra non ha subito più di tanto. Secondo tempo abbiamo fatto una grandissima partita, dove abbiamo creato tante palle gol. Anche il primo tempo abbiamo avuto 2-3 palle gol su calci piazzati, anche quella con Murano, e oltre il gol che abbiamo fatto. Sono molto contento della prestazione in generale. Credo oggi il Perugia abbia fatto veramente una grande partita. Continua inarrestabile la marcia della Ternana nel girone C della Lega Pro, con la quinta vittoria consecutiva, conseguita a Castellammare di Stabia, prima assoluta contro la Cavese. La Ternana eguaglia il record di successi consecutivi che apparteneva alla squadra di Mimmo Toscano e resta solitaria in vetta alla classifica con 21 punti. Al Romeo Menti apre le danze Falletti dopo soli 4 minuti con la realizzazione di un rigore assegnato per fallo in area su vantaggiato.
La seconda rete giunge al quinto della ripresa con lo stesso vantaggiato che finalizza una verticalizzazione di Partipilo. Nemmeno un giro di lancette e vantaggiato sigla la doppietta personale con una finezza di tacco sul rasoterra dalla destra di Marino Defendi che vale il 3-0. Al 19° della ripresa è la volta di Proietti, con la complicità di una deviazione della difesa, di portare a 4 le segnature delle fere. La manita finale giunge al 31° del secondo tempo con Furlan, che sfrutta al meglio il traversone di Partipilo. Ma, la cosa sicuramente positiva è che riusciamo a dare continuità di risultato, non si è riusciti a non prendere gol contro una squadra che comunque una squadra che si concede ma che propone gioco e che comunque veniva anche da un 4-4 col Potenza, quindi una squadra che concede ma che creava anche tanto, e si è riusciti a non prendere gol. E soprattutto stiamo continuando sui concetti che ci dice il mister e stiamo continuando a far bene, però c'è ancora da migliorare, perché anche nel primo tempo non abbiamo chiuso subito la partita. Dopo il primo gol potevamo fare meglio, ecco, queste partite bisogna cercare di portarle il prima possibile dalla tua parte. Dopo una maratona di oltre 2 ore e mezza è la Bartolcini Fortinfissi Perugia ad avere la meglio al tiebreak. Partita dai numerosi volti, quella vista al Pala George, con Perugia che parte alla grande aggiudicandosi i primi 2 set e poi subisce il ritorno di Brescia, che domina il terzo e quarto parziale, gilando l'inerzia del match. Anche il tiebreak è tutto di marca bresciana nella fase iniziale. 8-5 per la formazione di casa al cambio di campo. Poi inizia la rimonza delle ragazze di coach Mazzanti, che la chiudono al fotofinish 15-13. MVP è Freya Olbrek con 18 punti messi a terra ed alcune giocate fondamentali nel finale di gara. Non sono bastati per Brescia i 23 punti di Jasper e i 18 di Nicoletti. Nel prossimo turno Perugia affronterà sempre in trasferta la Saugella Volley Monza. Brescia giocherà sul campo della Savino del Bene Scandicci. Poteva sembrare facile, ma non lo era affatto. Quindi sì, una partita da 1000 volti. Noi dobbiamo costruire piano piano le nostre fiducia e partiamo da questo. Il nostro gioco penso che abbia avuto un cambiamento in questa settimana, però è tutto un po' in fase di allestimento e di rodaggio. Lo abbiamo dimostrato penso nei primi 2 set. Io penso che nulla da togliere a Brescia nei primi 2 set, ma credo che noi siamo entrate in una maniera molto convinta e questo per noi è fondamentale. Ben ritrovati amici del Centro Meteo Italiano. Alta pressione in rinforzo e dunque attenzione alle nebbie. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per martedì 10 novembre. Nebbie e nubi basse al mattino su pianura padana e tra Toscana e Umbria. Locali addensamenti in transito anche su Alpi, su Puglia e Sardegna. Sole prevalente altrove. Al pomeriggio nubi sparse al centro-nord, anche compatte sulla pianura padana ma senza fenomeni. Più sole al sud. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con foschie o banchi di nebbia anche fitti su valli e pianure del centro-nord. Temperature minime stazionarie e massime in lieve calo su tutta la penisola. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito oppure sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano. Umbria Più, la tua regione sul canale 15.